Ho visto, diciamo, speravo che partisse uno dei due. Mi sono veramente divertito. Tiene un caldo con la parrucca di pelo, mi fa malissimo. No, non fa caldo. Ti sei strappato dietro i tendini. Andate ad aprire come se lasciaste la casa per le vacanze. Vabbè, chiudo il gas, Vabbè, sì. Bravo. Sandro, arrivo. Butta via. Ma no. Ti avevo detto di togliere la roba scaduta. Butta via le uova, perché ora che andiamo là e torniamo, secondo me. Eccoci, io ci sono, andiamo. Hai lasciato da mangiare al cane? Sì, ho preso tutta la ciotolina. Aspetta un attimo. Aspetta, ci vogliamo portare anche la slitta, non si sa mai. Qui lo so che non si può, però allora me la bagna, le dà un po' d'acqua ogni tre giorni al rosmarino. Grazie, perché sennò muore. Va bene, grazie mille. Aspetta, to anche per ascoltare un po'. Per ascoltare un po' di musica in macchina, se ah, non sì. Oh, scusate un attimo, devo andare in bagno. Ma sempre all'ultimo. Prima vado in bagno. Oh, ragazzi, sempre qui, insomma. Ehi! Metto un antifurto, Sì, dai, bravo, meglio. Almeno. Lascio qua. Si sa mai. Oh, ragazzi, la porto, perché magari so, ci divertiamo un po', anche. C'è lì sul fuoco. Va bene, ragazzi, andiamo. Va bene. Andiamo, ragazzi. Va bene. Poi io porto questa, casomai troviamo panata nel villaggio, si sa ma mai. Oh, due tiri. Magari. Ah, che bella. Come che stai? Mamma mia, Maria. Ciao, ragazzi. Ciao, Maria. Com'è? Tesoro, che bello. Maria, li saluti, ma sono un po' rimbambiti. E tu sei una badante Maria. Cinica e svogliata. Maria. Ciao, allora, ragazzi. Ciao. Però a quest'ora vi avevo già detto che tu dovevi essere a letto. Io anche che vi voglio aiutare, però per quello che mi date, ti metti steso nel letto come avevamo detto, per favore. Ah, quello è il letto? Vai, metti giù le valigie. E poi non ce ragazzi, non ce l'eravamo detto, No, ragazzi, io allora tu il catetere è tutto a posto? Mi fai vedere? Sì, ti faccio vedere. Guarda che guardo. Perché qui ci sono telecamere da tranquilla. Maria, tranquilla, allora, è tutto catetere, non ti preoccupare. In realtà mi ero accorta. Tu pure, mamma mia. Cosa c'ho? Hai lavato le mani? Sì, ieri sera. Allora, mettiti seduto. Ragazzi, io va bene che devo fare la... Mettiti seduto, ma ancora... Ma col catetere. Questo è il catetere. Ho fatto così, ho fatto quello che potevo. Allora siediti. Il catetere è sonaglio. Comunque, occhiole! La smettiamo. Sì, hai ragione. Hai ucciso. Allora, mangiati le arance che fanno bene. Sono mandarini. Ale, chiedi a Maria se secondo lei vali come cuoco, ma sei il suo chirurgo plastico. Ragazzi, fate troppo casino. Senti un po', ma secondo te, scusa un attimo, ma secondo te sono bravo a cucinare io? Cioè, secondo te, anche l'altra sera che... fai no, così un secondo attimo. Secondo me, fai così. Sì, meglio così. È vero, perché questa fa 3-2 e questa 3-3. Ma, 3. Secondo me... No, pensavo avessi notato... No, scusa. Perché col caldo... Col caldo. Una c'è la dilatazione. Ma io ti ho visto che sei entrato, mandavi un po' a destra. No, secondo... Allora, vieni qua, voglio farti vedere quello che ho preparato. Sì. Voglio farti vedere quello che ho preparato. Guarda bene. Guardo. Così lo vedi ancora. Lo vedo meglio, almeno. Così. Sì. Lo vedi meglio così? Vero che ho cucinato bene? No? Sì, sì. Cioè, io farei... Quella, no, via, Sandro, via. Questo via. Mi sembra... Aia. Basta un... Cioè, capito? Un tagliettino. Fa sashimi di Maria, fa adesso. Guarda, se togli di qua... Tieni qua, No, tienitelo qua. Guarda, la cellulite... No, si chiama liposuzione, è un'altra roba quella. Sandro, capisci la situazione, ma ogni volta che ti sposti rimpiangi quello che lasci. Diamogli da... Forbici, donne, è arrivato l'arretino. Psichiatra invece dov'è? Forbici per i cap... è arrivato l'arrotino. Perché? Ma spiegami perché. Cosa? Ero comodo? Potevo anche girarmi? Niente, la fai, ti alzi, vabbè, va. Che succede, Ale? Sandro! È così. Sandro. Si butta giù. È così. Cosa succede, Sandro? Ma no, siccome ero seduto prima, no? Sì. Ma anche lì, ma se hai sete apri il frigo, usalo, no? Lui lo chiude. Bravo, bravo, lo chiude lui. Vabbè, ma stai calmo, stai calmo, Sandro, non ti buttare giù. Non mi buttare no, giù. No, siamo al primo piano, non farlo qui, dai. Ale, dai. Davvero, cosa... Ma se sei comodo, stacci sul divano! Vuoi assaggiare stacci qualcosa? Stacci sul divano, se sei comodo, stacci! Ale, ribadisci la tua voglia di talent, però lo dici come Raul Casadei. E da bambina... Ragazzi, dai.
Avevo delle regole. Ma fatemi andare! Ma dove? Eh? Alla fe- ma dove vuoi andare? A- al talent! Andiamo là, facciamo... eh? Va bene? Perché non hai detto niente. Ma fai cucina della tradizione. Ragazzi, io sento la nostalgia del passato, no, veramente. Veramente. Ma del passato di verdure. Ma, che, ma te che piatto vuoi portare? Eh? Cioè dopo, se ti dicono fai un piatto... te no, che... ascolta, faccio un piatto, prendo del branzino, lo frigo, la gente lo mangia, cosa mi dice? Dal sapore, ciao mare. Bella. Sicuro, lo chiamiamo così, ciao mare. Va bene. Va molto bene. Anche secondo me. A Fenerbahçe. Questo cos'è, romagnolo? Grazie, sì, Maria, patacca. Come se avessi accettato. Dai, lo è preso. Ma se ci tiene tanto, io lo dai, per favore, fatemi fare sto taglio. Ma anche perché, scusa bene, cioè, per Franz, sei preoccupato per Ale, ma lo dici senza poter rinunciare all'analisi logica. Del San Giovese. Oh, no, allora. Del San Giovese, ci vuole al volo del San Giovese. Io, tu, soggetto. Stasera interrogano e scuola. Oggi è grammatica. Già prima io, soggetto, sì. Tu, quell'altro. L'analisi logica. Io, soggetto. Io, quell'altro. Preoccupare, predicato verbale. Mm. Poi, vabbè, la metti a posto. Sì, ma l'ho finito. La sto traducendo dall'inglese. Ah, ok. Io, soggetto, tu, quell'altro, io, preoccupare. Perché parli come Tarzan. Per te, per me, moto al luogo, dove vado? Da te, quindi per te. Io amico, va bene. Tatanka, io preoccupato per te, complemento oggetto, chi, che cosa, esso, io preoccupato per te. Fai le frasi semplici, oggetto. Sì. Gli articoli comunque sono gratis, se si possono usare. Io complemento oggetto, preoccupato per chi, per cosa, per lui, predicato verbale. Predicato verbale, il verbo. Guarda il che verbo. Parla come mangi e non parla come... Verbo, soggetto, complemento verbo. Oggetto. Io, soggetto, preoccupato, participio passato. Non so cosa stai dicendo, va bene, tanto guarda, sì. Mi dispiace. Sandro, tu invece pensi che Ale potrebbe vincere. Lo dici mentre la danza del ventre ti rapisce. È riluttante. Ecco. Ragazzi, comunque datemi la mano. Ma io voglio... È successo. Io mangio, Ragazzi, io ho bisogno di un conforto da parte vostra. Sì, Ale, vai, sei bravo a cucinare. Ma Ale, mi siete mai trovati male? Tu potresti farlo, secondo me, non hai i concorrenti. Ti è sempre piaciuto, in fin dei conti, cucinare a te, no? Sì, allora Sandro. Allora fallo, cosa te ne frega? Sei d'accordo che tu? Ma sì. Per molti gioca un brutto scherzo la tensione, invece tu sei capace, sei bravo. Grazie, ti diverti. Sandro. Vedi che così dovete fare, incoraggiare un amico. Non scoraggiare un amico, scusatemi. Tu non hai nessun tipo di... problema la vita. Tu sì, invece, tu ne hai tanti. Tu ne hai tantissimi di problemi. Tu non hai nessun tipo di problema a vincere. Dove sei? Eccoti lì. Ti sei messo comodo? Bravo. È bella questa. È bella tu e la vinci fai senza problemi. Io vinco senza, senza problemi, vinci tu. Provo quasi invidia. Per esempio, se tu ti metti un'oliva scolana qua, sì. La shakeri, ci metti dentro le Campari, la shakeri e la puoi offrire. Vedi che dovevi far te l'animatore prima, te l'avevo detto, che hai fatto quello del villaggio. Tu vinci senza improvvisamente senza problemi, siamo vinci. All'ingresso questo del paradiso con San Pietro e tutti gli altri. Ma bello questo. Che cazzo sta facendo? Ma perché te c'hai il tè? Scusate, al di là delle domande che mi sorgono su ciascuno di voi, ma lui perché è il tè? Ci arrivi? Non è tè. No, è tè. È urina. Ma che urina? È acqua santa scaduta. Ma scusa, c'è un santo che va in giro con l'urina? Il protettore delle vesciche, ma l'ho mai visto? Allora, ma dai. Quindi lei è un santo? Dai, sì. È San Pellegrino. È San Benedetto, però è... È San Benedetto. Dai, allora, avanti primo. Ciao. Chi sei? San Benedetto. Quella cos'è? È quello che produco io. Sai cioè, che... no, aspetta, no, no, no. No, no, perché dopo, no. San Benedetto hai detto. San Benedetto, sì. Sai che se questa cosa procura penali con la rete le paghi tu?
Allora rifaccio la fila, magari ci ripenso. Dove siamo? Posso guardare? Signore? Prego. Venga, venga. Ah, è il quarto, quello che mancava dei Village People. È arrivato! È arrivato. Mi dica. Mi dica, lei è? Lei è mica un po' fa più avanti, mi scusi. Sono Rocco, la guardia giurata. Rocco. E c'è sempre la guardia giurata fuori dalle banche, vuole che non ci sia fuori dal paradiso. Scusa un attimo. Come mai qui cosa è successo, Rocco? Come mai qui cosa è successo? No, mi hanno chiamato, mi hanno detto che mi danno 900 euro al mese. Sono venuto. No, è che qua mi hanno detto che c'è magari gente che va, gente che viene. Sì. No, qui vai, basta. Non, una volta che entri non ti non è purgatorio questo? No, 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 no. Ah, ho sbagliato il navigatore allora. Sì. La signorina? Allora, siccome non mi hanno dato il metabolismo, penso che c'ho diritto alla suite. Signorina, cioè, senza metabolismo. Quindi sono proprio io, Maria Di Bianco. E quello? È il mio cane. E come che se l'hai portato dietro? Si chiama Bernardo? Ebbè. Ah. Faccio venire San Pancrazio. Salve, sono Santana. Ah, no! Va bene, Santana. Prego. Registrato. Stavo per accendere. Che brutta esperienza. Non posso avvisare. Sandro, ora devi andare. Mentre esci dimostri di essere un pompiere bravissimo. La carbonara di fiume. Bella, eh? La carbonara di fiume, bellissima. Sì, c'è quella, cioè, di mare. Io ho fatto una rivisitazione. Ah, con l'anguilla, brava, con l'anguilla fritta. Bella. No, cosa sta facendo? No, falla. No, la stavo un po' creando, cioè con l'anguilla, l'uovo. Di quaglia, però, per variare. Salvatevi intanto voi, andiamo! Via, 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 ragazzi, andiamo! Via dai fuochi, via dai fuochi, dai! Andiamo, oddio! Andiamo. Tanto che stai prendendo fuoco, stai prendendo fuoco! Ti spacco il naso, Madonna! Stai prendendo fuoco! Ma è un labrador, è bagnato! Oh, oddio! Dai. Questo cos'è? Maria? È ignifugo, no? Tieni, questo voi sapete cos'è? Perché gli ha messo? Servono un cazzo! Questa, dai, che intanto... Cosa faccio? Seguo le fiamme, cosa faccio? Ah, questo è per uscire! E va via senza salutare! Ma... Che maleducato! No, che tra l'altro, visto arrivare, mi sono anche spaventato!